Noi abbiamo ottenuto il nulla osta di fattibilità dal CTR, che è l'organismo istituzionalmente preposto a valutare la sicurezza degli impianti industriali di caratteristiche Seveso. Abbiamo depositato, come sentivate prima, qualche settimana fa, il rapporto di sicurezza definitivo in cui diamo risposta alla gran parte delle prescrizioni che c'erano state poste in quel nulla osta di fattibilità preliminare. Quelle mancanti verranno integrate prima dell'avvio della marcia commerciale affinché il CTR si possa esprimere in maniera definitiva entro maggio, tale da consentire l'avvio delle operazioni. Abbiamo individuato più di un sito, sia nell'Alto Adriatico che nell'Alto Tirreno, sono tutti siti offshore, quindi di nuovo non in banchina come qui a Piombino. Sono tutti fattibili, abbiamo la necessità di interloquire con le istituzioni locali e nazionali per scegliere insieme a loro qual è la soluzione più idonea. La dimostrazione che ciò non interferisce l'abbiamo avuta ieri, l'ultimo traghetto è uscito alle 22.30, la FSRU Tundra è entrata in porta alle 22.50, alle 23.40 era già ormeggiata lungo la banchina, interferenze zero. Tutte le future LNG carrier faranno esattamente la stessa manovra di notte senza traghetti che ieri ha fatto la Golar Tundra. Le LNG carrier che si accosteranno di fianco alla Golar Tundra scaricheranno il gas in forma liquido dentro i serbatoi della Golar Tundra, da lì verrà prelevato, rigassificato è portato allo stato gassoso, immesso in rete nello stato gassoso col tubo che abbiamo appena costruito. E quello in una notte verrà fatto? Solo la notte. La nave che si accosterà alla Golar Tundra scaricherà nell'arco di 30-36 ore diciamo, il suo prodotto e poi andrà via. Nella settimana successiva questo LNG verrà preso dalla Golar Tundra e rigassificato. Quando sarà di nuovo vuota arriverà una nuova nave che starà ferma un'altra notte, scaricherà e poi si continuerà così. Quindi ci saranno circa 43 o a volte 44 arrivi all'anno distribuiti lungo l'anno.